Vi do il benvenuto allo stand Atena ISE 2018. Quest'anno vi accompagno in un percorso nuovo che abbiamo creato, che vuole raccontare l'ipotetica vita di un tecnico IT, che è rappresentato da questo pupazzetto, dal mattino quando si sveglia fino alla sera completata la sua giornata di lavoro. Allora, quello che ipoteticamente può capitare è che il nostro tecnico viaggi per strada e raggiunga il posto di lavoro passando da spazi, superfici e strade che sono controllate da telecamere. Quello che lui vedrà sarà semplicemente un percorso in cui anche in modo inconscio sarà controllato da queste telecamere. Telecamere che confluiscono molto probabilmente in una sala di controllo, che è quella che vediamo appena dietro l'angolo. In questa sala di controllo quello che succede è che le telecamere faranno riferimento a, per esempio, un video wall 2x2 gestito da diversi operatori che, tramite le soluzioni di distribuzione video Aten, quali la matrice modulare, gli extender HD base T o le soluzioni di estensione postazione di lavoro come gli extender KVM, avranno il controllo sull'intera infrastruttura e potranno operare sui server di videosorveglianza, per esempio, che sono connessi alle telecamere di cui parlavamo in precedenza. Qui in questa fase mostriamo per esempio un paio di postazioni operatore con la soluzione KVM su rete IP che permette all'operatore, con miniature delle macchine collegate, di connettersi a uno degli apparati e lavorare su di esso come se fosse fisicamente connesso a loro. Sempre in questa postazione vediamo il tablet con il quale l'operatore può controllare l'intera infrastruttura, quindi scegliere le modalità di visualizzazione sul video wall o scegliere le sorgenti da mostrare sul video wall, senza sapere che tecnologia c'è dietro, ma semplicemente operando sul tablet. Quindi sulla strada l'operatore, il nostro tipico impiegato, si muove ancora e raggiunge la postazione di lavoro. Abbiamo detto un operatore del mondo IT, molto probabilmente la sua prima fermata sarà all'interno di una server room o anche di qualcosa di più complesso, dove avrà necessità di controllare uno dei server installati, e questo lo può fare ancora una volta con una delle soluzioni Aten. Abbiamo a disposizione console LCD di varia tipologia, anche con switch KVM integrato. Vediamo nella parte bassa di questo ipotetico rack delle PDU che permettono di misurare i consumi e le potenze impegnate dalle singole apparecchiature e permettono di fare controllo. Quindi il tecnico qui può localmente amministrare le macchine del suo cliente, lo può fare anche fuori dalla postazione di lavoro con accesso tramite tablet grazie ad un applet specifica che lo connette ai nostri server KVM, o lo può fare da una postazione di lavoro remota tramite connessione IP con gli switch KVM over IP di cui disponiamo. Siamo sempre al lavoro, nella giornata lavorativa del nostro ipotetico impiegato c'è una parte in cui incontra un cliente. Il cliente lo incontra in una sala riunione che per esempio potrebbe essere attrezzata con uno dei nuovi presentation switcher, prodotto innovativo per la gamma Aten che risolve una delle necessità più elementari. Ho una sala riunioni, devo collegare sorgenti di diverso tipo, quindi diversi standard video, e ho l'esigenza di gestire monitor locali, magari per avere un'anteprima delle sorgenti, e decidere che cosa mandare in playout su un proiettore o su un monitor grande formato. Abbiamo quindi nuovi presentation switcher che fanno la conversione, che fanno la selezione degli ingressi, che sono dotati di commutazione seamless e, nel caso del prodotto che vediamo in questo momento, anche di gestione flussi in entrata e in uscita streaming per gestire partecipanti remoti alla stessa riunione. La gamma dei presentation switcher ha anche un modello entry level un po' più essenziale, che mantiene le funzionalità principali di conversione e selezione dei vari ingressi e che permette di gestire su due monitor locali i segnali che arrivano dai vari partecipanti alla riunione. Ancora una volta questi prodotti sono integrabili con il sistema di controllo di cui abbiamo parlato prima, con qui un'aggiunta importante che è questo pannellino fisico con i quali posso configurare singoli pulsanti che attivano comandi del sistema di controllo e quindi cambiano per esempio l'ingresso sul presentation switcher o agiscono sulle luci, sui proiettori o sullo schermo di proiezione della sala riunione.
Terminata la giornata lavorativa, il nostro ipotetico impiegato esce dall'ufficio, va a fare shopping o un po' di spese in un supermercato. Oramai il mondo retail è ampiamente popolato da soluzioni di comunicazione visiva. Qui abbiamo un esempio di distribuzione video su IP che utilizza i nuovi trasmettitori HDMI over IP con supporto sia Full HD che 4K. Soluzione di semplice gestione, vediamo qua l'interfaccia web di cui ogni dispositivo è dotato, soluzione che mi permette di portare a distanze tendenzialmente illimitate con l'infrastruttura di rete sia segnali singoli sia segnali che vengono utilizzati per realizzare un video wall. Video wall che non ha limitazioni in numero di monitor utilizzabili né nell'orientamento. Quello che vedete qui è un esempio di un video wall 3x1 realizzato con tre monitor in configurazione verticale con il ricevitore che effettua la rotazione di 90 gradi in tempo reale del segnale che riceve in ingresso. Eccoci alla conclusione della giornata, dopo il viaggio, il lavoro e lo shopping il nostro impiegato ritorna a casa. A casa ha un classico televisore che utilizza anche per il computer. Qui tra la gamma prodotti Aten mostriamo un paio di soluzioni nuove che sono docking station che sfruttano le ultime tecnologie, in particolare Thunderbolt 3 e USB-C. L'esempio classico in questa soluzione è una piccola docking station USB-C che permette con un unico cavo di prendere tutti i segnali dal portatile e avere i singoli segnali esplosi, quindi ho una connessione Ethernet, ho dell'USB 3.0, ho una doppia uscita video HDMI DisplayPort che posso mandare sul monitor anche in configurazione Dual View. In questo modo l'impiegato IT può guardare la televisione o riconnettersi con il PC all'impianto dell'ufficio, magari ricollegandosi a uno degli switch KVM che abbiamo visto in precedenza e completare qualche lavoro perché ha ricevuto una chiamata urgente da uno dei clienti finali. Questo è il termine del nostro percorso sul sito Aten, quindi www.aten.com/ISE2018, potete scaricare la guida all'evento, che è la guida che ripercorre un po' il percorso dell'impiegato che abbiamo seguito adesso, e dallo stesso sito avete la possibilità di partecipare a un contest HD Base T, rispondendo a pochissime domande avete la possibilità di vincere uno dei tre extender HD Base T che Aten mette a disposizione.